cordiale, ben sintonizzati, gentili amici all'ascolto, vi giunge dalla Vivo Arena di Leopoli. Siamo a 70 chilometri dal confine polacco e la città più a ovest dell'Ucraina. Il gruppo B che è partito con la sorprendente vittoria della Danimarca nei confronti dell'Olanda per 1-0, adesso mette di fronte Germania e Portogallo. Inno portoghese in esecuzione, una splendida coreografia, bello anche questo impianto, non grandissimo, 30.000 spettatori la capienza. Boateng scambia molto bene con Ozil che gli restituisce il pallone, cross di Boateng, colpo di testa e la grande parata di Rui Patrizio. La Germania pericolosissima con l'inserimento di Gomez che di testa è andato a incrociare dopo appena un minuto di gioco, dopo un minuto e mezzo. Cristiano Ronaldo, serie di fischi per lui, ma serie di finte di Ronaldo che entra in area di rigore, tiro cross, non esce Neuer, pallone in calcio d'angolo, è stato Lahm a mettere fuori dai guai la difesa tedesca con Pepe che si pone in avanti, è il gol, no, il pallone non entra, traversa, linea piena comunque, cover cross di Müller, eccolo Podolski, il suo sinistro, va a timbrare però la caviglia di João Pereira, non è finita, ancora ci prova da lontano la Germania con Khedira, serie di mischie con poi pallone che termina in calcio d'angolo e poi ancora una volta la Germania, Ozil, Podolski, sempre loro, settore sinistro, arriva il cross di Podolski, Gomez di testa alto e la Germania comunque ha creato in velocità, intanto Germania ancora in avanti con Weisteiger nel ruolo di Müller, quindi di area destra pure, scambia proprio con Thomas Müller, Thomas Müller si appresta al cross, controlla però il pallone, vertice dell'area di rigore, passaggio proprio per Weisteiger nel ruolo di centrale, adesso Lahm vuole il pallone, lo chiama a chiare lettere ma non viene servito, Gomez intanto, colpo di testa, gol, Germania in vantaggio, arriva il cross per Gomez che probabilmente stava per essere sostituito da Klose, ma Gomez riesce a portare in vantaggio al minuto di gioco numero 27 la sua Germania, lo ha fatto sfruttando la sua altezza e sfruttando il colpo di testa che è da sempre una delle armi migliori dell'attaccante tedesco, un cross che è stato scagliato dalla destra in area di rigore, Gomez è riuscito a saltare in anticipo più che alto sulla testa di Pepe e Bruno Alves è riuscito a piazzare un pallone su cui nulla ha potuto Rui Patrizio, la gioia di Gomez che con questa rete ha realizzato, pensate, 23 gol con la maglia bianca della nazionale, un cross quasi al centro dell'area di rigore colpevolmente fermi, i due centrali soprattutto, deve mettersi una mano sulla coscienza Bruno Alves in netto ritardo e possiamo dire anche la stessa cosa per João Pereira che non ha chiuso, era andato invece sul palo più lontano, sul secondo per tentare un'uscita, Rui Patrizio che però nulla ha potuto sul colpo di testa a incrociare, in questo caso precisissimo contropiede del Portogallo affidato a Cristiano Ronaldo, settore sinistro, serie di finte, il passaggio per Fabio Contrao, conclusione deviata, pallone che sta per entrare in rete e finisce di poco alto, pallone vivo per l'attacco portoghese, Nani troppo sul portiere che però lascia sfilare, attenzione perché il pallone colpisce lo spigolo dell'incrocio dei pali, qui Neuer ha in pratica battezzato malissimo l'azione, Moutinho dribbling ancora una volta, Fabio Contrao, arriva il cross, Ronaldo, attenzione Ronaldo, conclusione e pallone che termina fuori, ancora una volta il passaggio, l'assist per Nani, c'è l'ultimo tocco di un difensore tedesco, la Germania ha battuto il Portogallo per 1-0, scusa per l'interruzione, decide il gol di Gomez al 27esimo, a te la linea.